una visione, una voce. Proseguo la consueta rubrica sugli YouTuber, presentandovi Spectro Maledicto. Vi lascio in descrizione il link del suo canale e vi invito a visitarlo. È laziale e io lo definirei un opinionista. Lui si definisce un pazzo scatenato che vorrebbe che la gente aprisse gli occhi. Gli ho chiesto come siamo arrivati a questa situazione e come si evolverà. E quanto segue è quello che lui pensa. Ciao, Spec. Ciao Teo, ti ringrazio dell'invito sul tuo canale e ti rispondo con un excursus in tre blocchi e sarò abbastanza sintetico. Passato, presente e futuro. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Cosa succederà? Allora, cosa è successo? Sin dalla notte dei tempi, tutti i popoli hanno cercato di dominare il mondo, di un grande governo mondiale, unificare, creare un grosso impero. Lo hanno fatto i romani, lo hanno fatto i greci, lo hanno fatto i tedeschi, lo hanno fatto tutti, tutti ci hanno provato a fare questi grossi imperi, l'Inghilterra, eccetera. Per cui uno di questi popoli ci è riuscito. Ci è riuscito in che modo? Seguendo le regole di un libro, con due B, un libro. Questo libro ce l'abbiamo avuto un po' tutti in mano, sotto gli occhi, abbiamo avuto anche altri tipi di libri che comunque ci insegnavano a dominare il mondo. Ma questo popolo ci è riuscito. È salito fin alla vetta della piramide, al vertice della piramide, e qui non si parla più di conto corrente. Magari un Berlusconi, che ne so, un Bill Gates che hanno dei conti correnti mostruosi, con un patrimonio mostruoso, impallidirebbe questo patrimonio sapendo e conoscendo chi sono questi qua, quelli lì, perché loro non hanno il conto corrente in banca, loro hanno la banca, loro hanno il sistema bancario in mano, come hanno il sistema economico in genere. Hanno un sistema scolastico, quindi le scuole, le università, la farmacia mondiale, cioè hanno attaccato e conquistato i centri del potere, la televisione, il cinema, loro hanno tutto quello che può servire per dominare e governare il mondo. È stata sempre una lotta tra popoli, e poi chi ha vinto ha riscritto i libri di storia, parliamoci chiaro. E quindi siamo arrivati, questo diciamo è il primo blocco, sono sintetico, il primo blocco, siamo arrivati al presente. Il presente non è altro che il pulsante di start per terminare questa lunga, perché si parla di centinaia di anni di storia, di lotte, di guerre, di potere, economiche, di tutto, insomma, la guerra di questi popoli. Oggi il presente è il pulsante di start per completare quest'opera. Quindi come poter completare quest'opera? Ormai siamo diventati 8 miliardi. Loro perché vogliono completare quest'opera? Perché 8 miliardi sono troppi e i troppi siamo noi. Vedi, prima c'era un pezzo di terra, ok? Che per lavorare questo pezzo di terra occorrevano 1.000 persone. Oggi con un macchinario, con l'intelligenza artificiale, pannelli fotovoltaici, è tutto automatizzato. Un macchinario solo ti sistema questo pezzo di terra e ti ci fa produrre tanta di quell'energia, quell'alimentazione che serve a tantissime persone. Quindi, mentre nel passato l'essere umano serviva come schiavo da lavoro, oggi è diventato un problema, è diventato un intralcio, siamo troppi. Consumiamo, mangiamo, inquiniamo il loro mondo, perché adesso che l'hanno conquistato è diventato il loro mondo, il loro pianeta. Per cui noi siamo troppi, ma poi mi sembra che Bill Gates lo disse 3-4 anni fa. Che noi respiriamo, bruciamo ossigeno e siamo troppi. Il buco nell'ozono dipende da questo, secondo quello che ha detto Bill Gates. Per cui, vabbè, andiamo avanti, non stiamo a fare battute e battutine che lasciano il tempo che trovano, anche se sono fondate su cose veramente dette. Pazzesco questo, è pazzesco.
Andiamo avanti per andare nel futuro. Come sarà il futuro? Allora, abbiamo premesso che c'è stata una grande guerra, una serie di guerre nel passato per la conquista del mondo. Abbiamo premesso nel passato che hanno lottato per arrivare a certi punti nevralgici e qualcuno ci è riuscito, quindi abbiamo un vincitore, ok? Abbiamo detto che siamo troppi perché noi mangiamo il loro cibo, ormai è diventato loro, finché siamo serviti nel corso della storia come schiavi per zappare la terra, allora siamo stati buoni, siamo stati anche sfruttati, adesso non serviamo più perché la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la robotica ha fatto passi da gigante, grazie anche a quelli come noi, anzi a noi, che noi abbiamo lavorato, noi abbiamo inventato, noi abbiamo creato, quindi grazie a noi loro si sono trovati la pappa pronta e adesso non serviamo più. Non serviamo più, però sarebbe brutto buttare qualche bomba atomica a destra e a sinistra, no? Non è elegante, se vogliamo, buttare qualche bomba atomica, fa guerre nucleari, perché poi il loro mondo si sporca di radiazioni. Quindi eliminiamo un po' quello che potrebbe essere una guerra, perché la guerra con le bombe nucleari sporca, inquina. Come possiamo perché poi bisogna usare terminologie particolari, regolarizzare questo mondo nel suo numero di abitanti? Come si può regolarizzare questo numero? Ma a me viene in mente soltanto una cosa. Innanzitutto, nel futuro il primo passo da fare è stabilizzare quello che è il rapporto tra quelli lì e tutto il resto del mondo, tra i vincitori e il resto del mondo, perché sì, è vero, hanno tutto in mano, ma c'è ancora un pizzico di libertà. E quella è dannosa, quel pizzico di libertà è pericolosa, perché c'è qualcuno che pensa, c'è qualcuno che dissente da questa operazione. Li chiamano appunto i risvegliati. Ma vabbè, comunque, aperta e chiusa parentesi. Allora, andiamo avanti. Cosa dobbiamo fare per eliminare queste persone che non sono molto d'accordo? Bisogna cercare di creare una monarchia dove il popolo accetta questa monarchia. Mi spiego meglio e vi accenno come si potrebbe fare. È una mia ipotesi, per esempio, si potrebbe creare una finta pandemia in tutto il mondo, un'operazione mondiale, ma questi mica si mettono paura, no? Dai, su, è una bella idea. Si crea una finta pandemia in tutto il mondo e si comincia con la dittatura sanitaria. A quel punto il problema non sarà la malattia, sarà la cura. Il problema non è più la malattia, è la cura il problema. Come dicono a Napoli, capisci a me? Quindi automaticamente riusciamo ad attuare questo piano geniale di riduzione della popolazione, instaurazione di un sistema monarchico, un faraone che comanda tutto il mondo, un pugno di famiglie che comandano tutto il mondo con una monarchia assoluta, moneta elettronica. Perché il virus non passa sulla carta di credito ma si appiccica sulle monete? È chiaro, perché vogliono creare la moneta elettronica. Perché vogliono creare la moneta elettronica? Perché se io non ho la possibilità di avere un contante e faccio il cattivo, loro con un clic mi spengono, io non posso neanche chiedere l'elemosina sotto la stazione Termini, perché per chiedere l'elemosina e non c'è il contante, non esiste più il contante, il passante o mi dà un pezzo di pane, oppure mi dice questa è la mia carta di credito, ce l'ha il POS, e quindi non mi può fare neanche l'elemosina. Ecco la bestiale questa cosa, cioè bloccati da tutte le parti, stanno stringendo il cerchio, ci stanno stringendo questo cerchio addosso. Quindi potere assoluto, moneta elettronica che se decidono di farti fuori con un click muori da solo di fame, muori di fame, ma è normale che sia così. Quindi ecco, questo per me è un'ipotesi, è una mia ipotesi, può essere che sbaglio, ma per me è così, è una... Consideratela una storia inventata, ecco, consideratela una storia inventata. Caro Teo, io non vedo molto chiaro questo futuro, perché il futuro è complicato, ma ti posso dire che non lo vedo affatto bene, perché le persone non hanno ancora capito chi è il vero nemico. Si scagliano contro i nostri politici, ma quelli che colpa ne hanno? Quelli si eseguono degli ordini. Si scagliano contro le forze dell'ordine, ma quelli seguono gli ordini. Diciamo che poi però nel processo di Norimberga anche chi eseguiva gli ordini non se l'è passata molto bene.
Però, insomma, questa è una constatazione della storia, non vorrei assolutamente ricordare questi incresciosi incidenti di percorso. Comunque, signori, la storia la fanno i vincitori, riscrivendo libri, riscrivendo la storia a loro immagine e somiglianza. E in questo mondo non meritocratico non vince sempre il migliore, anzi, molto spesso vince il peggiore. Quindi io vi dico con tutta franchezza, preparatevi all'apocalisse. Ciao Teo, ci vediamo prossimamente. Spectro maledicto. Ciao a tutti.